Dalla parola di oggi possiamo cogliere tre messaggi centrali. Il primo, chi segue Gesù Cristo non è mai esente dalla prova. A volte pensiamo che perché siamo vicini a Lui, perché lo preghiamo, perché facciamo un cammino di fede, no, è un'illusione. A maggior ragione, chi segue Cristo non è esente da prove. La seconda. Nella prova non dobbiamo essere noi a cercare come difenderci, dobbiamo prepararci, ma fidarci della grazia di Dio. A maggior ragione nella prova sperimentiamo l'azione di Dio, la presenza di Dio, la grazia di Dio. E poi il terzo ultimo messaggio, la prova è il grembo della vittoria di Cristo. Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto, ma con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Cioè, in fondo, è proprio nella prova che sperimentiamo quanto Cristo vince col suo amore. E in fondo è quel cantico dei redenti che troviamo in Apocalisse, in cui cantano la vittoria dell'agnello innocente immolato che ha vinto e ha redento ciascuno di noi. Non temiamo della prova. Ma nella prova sperimentiamo la straordinarietà, potenza dell'amore di Cristo che salva tutti noi. Buona missione.